Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta al recchino. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono zucchero semolato, uova, farina di tipo 00, fecola di patate, panna fresca, olio di semi di girasole, lievito per dolci vanigliato, colorante alimentare in gel, la scorza di un limone, vanillina, un pizzico di sale, marmellate e zuccherini colorati per decorare. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, la scorza di limone e la vanillina. Ed azioniamo il bimby per 15 secondi a velocità 10. Uniamo sul fondo del boccale . Posizioniamo sulle lame la farfalla . Versiamo le uova e le facciamo montare per 10 minuti a velocità 4. Aggiungiamo la farina, la fecola, ed azioniamo il bimby per un minuto a velocità 3,5. Aggiungiamo adesso la panna . L'olio . Il lievito e il pizzico di sale . Ed azioniamo il bimby per un minuto a velocità 4. Il composto è pronto, adesso lo divideremo in 4 ciotole e in 3 metteremo il colorante alimentare. Abbiamo imburrato una tortiera del diametro di 22-24 cm, abbiamo rivestito il fondo con carta da forno. Adesso metteremo un cucchiaio di ogni impasto all'interno. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-45 minuti. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Adesso decoreremo la torta. Inizieremo spennellando il bordo con la marmellata. Adesso andremo a decorare tutti i laterali con gli zuccherini colorati. Completiamo spolverizzando con zucchero a velo. Torta Arlecchino. Grazie e alla prossima ricetta!